Pallavolo Giovani Traguardi, questi capisaldi dell'Associazione Sportiva Atlantide Pallavolo Brescia, che ha presentato a Palazzo Loggia, nell'affollatissimo salone Vanvitelliano, la sua prima squadra centrale McDonald's Brescia. Noi per conto nostro l'unica cosa che possiamo garantire sarà di rappresentare questa città con il più alto impegno possibile, e sperando di portare dei risultati che possano dar lustro alla nostra città. Siamo dei ragazzi, molti sono bresciani e quindi ci teniamo particolarmente e incrociamo le dita, speriamo di riuscire a fare un'ottima stagione. E soddisfazioni a campionato non ancora cominciato sono già arrivate. Si inizia una nuova stagione che è già ricca di soddisfazioni in quanto abbiamo ottenuto l'accesso alla Final Four. Una bellissima presentazione come sempre, con tanta affluenza di pubblico, dei nostri ragazzini e dei loro genitori. Le istituzioni ci stanno vicini, speriamo che in questo momento di crisi ci siano ancora più vicini, perché la situazione è veramente triste, nel senso che sia per la questione degli sponsor, sia anche per le stesse famiglie che sono in grosse difficoltà economiche, quindi non possono pagare la quota minima per poter partecipare ai nostri corsi. Noi comunque ragazzini e ragazzine ovviamente li facciamo entrare ugualmente in paese, salendo regolarmente come tutti quelli che pagano la quota intera. Però questo è uno sintomo di crisi, speriamo pertanto che le istituzioni ci siano vicini ai, non diciamo alla prima squadra da un punto di vista dell'aiuto economico, quanto almeno ai ragazzi e alle giovanili che sono in grosse difficoltà, le famiglie sono in grosse difficoltà. In loggia non solo la prima squadra ma anche tutti i rappresentanti del settore giovanile dell'associazione. Il fatto che abbiano scelto di presentare la squadra in Palazzo Loggia è stato per noi di soddisfazione, vuol dire che il loro modo di presentarsi attraverso il cuore della città e la dimostrazione anche che c'è una grande vivacità sportiva a Brescia. Loro poi sono una squadra importante che credo ci darà grandi soddisfazioni, ma anche una società ricca di tanti ragazzi e ragazze che hanno voglia di dedicarsi allo sport, che vuol dire non solo competizione in campo, ma che vuol dire anche uno stile di vita. La centrale scenderà in campo per la prima giornata di campionato sabato a Mondovì.